pace, l'amore e la gioia di essere riconciliati con il Padre sia con tutti voi. La parola del Signore in questa 24ª domenica del tempo ordinario è molto bella. Ci dice l'amore del Signore che ci perdona sempre. Il guaio è che noi tante volte non abbiamo l'umiltà di domandare perdono, di dire al Signore: io sono peccatore, io ho sbagliato, io mi sono allontanato da te. Con coraggio diciamo al Signore questo e domandiamogli il perdono di tutti i nostri peccati. Preghiamo il Signore. O Dio che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le nostre forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, unitato allo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ma mi è stata usata misericordia per
perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua benignità e io fossi un esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Quando era ancora lontano,
suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e sandali ai piedi, prendete il vitello rasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello rasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora si era supplicato, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello rasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Paolo,
dopo tutta la fine della sua vita, quando scrive la lettera a Timoteo, dice: io che ero un uomo bestemmiatore, persecutore, violento, e non contento dice però un'altra cosa: Cristo è venuto per i peccatori e io sono il primo. Questa è la nostra prima realtà, non ci scappiamo di nulla. Però se per caso c'è qualcuno di voi che dice che non è peccatore, ve lo dice che facciamo un altarino là, non mettiamo dopo, Io no, io ho i miei peccatacci, che devo giudicare, che devo ancora fare camminare per me. Non so voi se siete più bravi di me, o basta. Questa è la nostra prima realtà. E avere l'umiltà di dirlo al Signore. E non andare per via traverso. Io più o meno sì sono un bravo cristiano. Io più o meno non ho fatto peccato. Io più o meno seguo il Signore. Che è? Cato è. Che ci perdiamo.
la bontà di questo Padre. Primo, che cosa dice al figlio prima di partire per avere le sue cose? Dammi che cosa? La mia parte di eredità. Diamo le parole loro, perché hanno il significato. Quando si riceve l'eredità? Quando uno riceve l'eredità? Quando muoiono le cellule. Perciò questo figlio che dice a suo padre, dammi la mia parte di eredità, è come se dicesse a suo papà, permetto se è bello e morto. E il padre, guardate che accetta, come se gli dice, sì, capisco che sono morto nel tuo cuore, anche se fisicamente sono ancora vivo, nel tuo cuore sono morto. E vedremo anche che anche nel figlio maggiore, questo papà, la figura del papà, è morto. Lo vedremo. Questo papà poteva dire, ah sì, sono già come morto per te, adesso quello che è il mio, tanto è buono e tanto è cibo. Invece no, è morto. Raccoglie tutto e da notare che divide tra i due figli tutti i beni, al padre rimane più capo. Avremmo fatto così noi. Questo raccoglie se ne va via, lontano, sembra che abbia la raccoglie di qualche altro familiare. Come già va questo? Ah, tanti minuti, tanti amici, amici del portafoglio, però non amici di soli. Però togli, anche noi quando vediamo una figura che amiamo, una persona che amiamo, anche se in mezzo a tanta paura,
dalle caratteristiche del sentimento che sentiamo dentro, dice, quello lo fa mio marito, quello mia moglie, quello mio figlio, quello mio amico. E il padre lo riconosce da lontano, e il fratello lo dice da lontano. E dentro di lui si muove tutto, non riesce più a star fermo, sente compassione. Legato perché non riesce più a stare lì, ma non è che va piano piano, di corsa all'incontro del figlio. E poi che cosa combina? È meraviglioso davvero la parola che dice Gesù, perché dice comportamento di Dio per noi. Di cuore in cuore, lo abbraccia, lo bacia, e questo comincia a fare il discorsino. Non lo lascia finire, dice solamente è un peccato contro il cielo, contro di te, non sono degno di essere chiamato compito. Basta, tanto trattami come uno dei cervi, non te lo fa dire più. Chiama il cervo e dice, dai un vestito da cervo che fa il più bello, non è del cervo, il più bello. Dagli di nuovo l'anello del dito che segno che è mio figlio. Dagli di nuovo il strada del piede, il segno della sua libertà. Guardate, partendo, non so se è così.
triste, non vuole andare, non vuole. E un giorno dice a padre, vado io a cercare mio padre, lasciami partire. E il padre dice, ma tornerai dopo? E vado, te lo riporto, vado a cercare. E il fratello maggiore parte. Cammina, domanda dove è passato suo fratello. E alla fine lo trova che sta pascolando il porcio. Dice, ma che cavolo stai a fare qua? Dove sono tutte le ricchezze? E io adesso vado, vado, dai, bene. E dai, vai, vieni a casa. Non posso, devo pagare il debito con questa persona. E il fratello maggiore dice, vai a casa, non vado io il tuo porco. E stava a pagare il debito. Poi torna a casa e si fa la grande festa dove tutti assieme parteggiano. Questo non è scritto nel Vangelo, però è scritto nella vita di Gesù. Lui, il nostro fratello maggiore, che ci ha visto noi fratelli minori a pascolare i porci nei nostri peccati. E ha detto a Dio, lasciami scendere sulla terra per recuperare il mio fratello. È venuto, si è fatto uno di noi e ci ha detto, torna a casa, io ti amo. E noi gli abbiamo detto, devo pagare il debito dei miei peccati, parliamo. Lui ci ha detto, lo pago io in un posto e per questo morì in croce. Poi tornato a casa la resurrezione per far festa tra di noi. Bendettiamo Gesù che ci vuole così tanto bene. Abbiamo sempre l'umiltà di domandare perdono al Signore, di dire i nostri peccati al Signore. E andiamo con fiducia. Dio non ci bastona, Dio non ci condanna. Dio ci salva, Dio ci perdona perché ci vuole bene. E con gioia sapremo perdonare anche i nostri fratelli e camminare tutti in una festa della riconciliazione tra tutti quanti. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ha ravvivato in noi la consapevolezza di essere creature amate da Dio. Con fiducia rinnovata gli presentiamo la nostra unanime preghiera. Diciamo insieme dicendo, mostraci Signore la tua misericordia. Amen. I pastori della Chiesa annunciano il porto misericordioso del Padre e accolgono con carità e benevolenza quanti attendono una parola di consolazione e di speranza. Preghiamo. Mostraci Signore. Per quanti disperano nel dono della salvezza a causa dei loro peccati, siano raggiunti dallo Spirito di Dio che apre i cuori alla confidenza e alla fiducia, preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per coloro che respingono la gioia di una vita condotta secondo la legge di Dio, possano convertirsi e sperimentare la gioia di chi compie la volontà di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per ciascuno di noi, ravvivi la propria fede nella bontà misericordiosa di Dio e non tralasci di accostarsi con assiduità al sacramento della riconciliazione. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio dalla pace, noi sappiamo che tu non disprezzi un cuore affranto e umiliato. Vieni in soccorso alla nostra debolezza e donaci di sperimentare la consolazione del tuo coraggio benedicente per Cristo nostro Signore. Thank you.
sentito con forza, io per primo. Tra l'altro, venendo in Italia, avevo dimenticato una tradizione che c'è anche in alcune chiese italiane. Quando finita la comunione, il ministro straordinario della comunione porta l'Eucaristia al tabernacolo, sarebbe bene come segno di rispetto che ci alziamo in piedi e poi ci sediamo quando chiude la porta. Sarebbe un segno di rispetto per il Signore. Ho detto che anch'io ho perso un po' l'abitudine. Andando in Madagascar, siccome il 7 luglio ho celebrato nella parrocchia dove ho passato 15 anni, e magari voi dite che siamo stati lunghi oggi, là, quella domenica lì, abbiamo fatto 3 ore di messa. Perché tra l'altro non ho solo fatto io il presidentone, ma anche gli altri hanno fatto la partecipazione, per esempio i canti. Qua ne facciamo 6 o 7, no? Lì ne abbiamo fatti 15, immaginate quante ne abbiamo fatti. Poi per la pace ho dovuto andare a dare la pace a tutti, senza tralasciarne uno perché altrimenti si arrabbiava. E poi all'omelia non è che ho parlato solo io, ha parlato anche i cristiani, dando al posto, condividendo riguardo la parola del Signore. Dobbiamo fare ancora un po' di cammino anche noi qua, eh? Va bene, andiamo questa settimana. Lunedì ricordo che la festa del Santissimo Nome di Maria, in anticipo pure tutte quelle che si chiamano Maria, ce ne abbiamo uno spago, no? Poi ricordo che martedì, la messa, martedì 13 settembre, la messa sarà alle 9 del mattino, perché ricordo che alla sera, alle ore 18, c'è la processione cittadina del quadro della Consolazione, a partire dalla cattedrale alle ore 8. Il mercoledì, festa dell'esaltazione della Santa Croce, e il giovedì, festa della Beata Vergine Maria Addolorata. Questa è una cosa, adesso agli altri avvisi andiamo. Primo avviso, aperte le iscrizioni al catechismo, non aspettiamo l'ultimo momento, anche perché, anche se devo incontrare i catechisti, che poi dirò la data, vi anticipo un pochettino che più o meno non è ancora deciso al 100%, ma credo che sarà così, il 1 ottobre inizierà il catechismo, per cui prendo le mani, cominciamo a scriverci. Martedì 13 settembre c'è al mattino alle ore 10 la messa in cattedrale, qualcuno che magari si sveglia in ritardo alle 9 qua può andare alle 10 in cattedrale, e la sera, come ho già detto, alle ore 18 processione cittadina della Madonna della Consolazione. Mercoledì 14, festa della Santa Croce, dopo la messa delle ore 18:30, riunione di tutti i catechisti. A questo proposito, se c'è qualcuno che si sente di dare una mano, venga a parlare un po' con me, perché se viene qualcuno altro in più non è che fa male. Giovedì 15 settembre alle ore 19, c'è un sacco di cose qua. Celebrazione in cattedrale in concomitanza dell'apertura del congresso eucaristico che si tiene a Genova. Il vescovo dice che deve fare una celebrazione, non so se è una celebrazione della messa o una celebrazione. Io lo dico soltanto, poi vedete un po' anche voi. Venerdì 16 alle 18:30 abbiamo la messa e poi continueremo con l'adorazione eucaristica serale dalle 19 alle 21. Questo anche per corrispondere a quello che viene, diciamo, esortato dal vescovo, in concomitanza con il congresso eucaristico nazionale, di fare l'adorazione. Noi riprendiamo l'abitudine, ripeto, venerdì 16 alle ore 19, però alle 18:30 cominciamo con la celebrazione della messa come al solito.
Poi vi dico già anche qualcosa dalla settimana prossima, perché neanche una settimana sono tornato, però bisogna muovere un po' le cose, no? Lunedì 19 alle 18.30 messa a Sant'Antonio Vatico. Io so che c'è un matrimonio qua prima, che verrà padre Roberto, però siccome non possiamo farlo il 17, il giorno di Sant'Antonio, lunedì 19 alle ore 18.30 messa a Sant'Antonio. Martedì 20, dopo la Santa Messa, alle ore 18.30, riunione del Consiglio Economico Parrocchiale, perché dobbiamo rivedere un po' tutti assieme. Fino mi ha dato già i conti oggi, che non avevo ricevuto prima, Padre Alba non me li aveva mandati, e ci sono alcune cose da programmare assieme. E venerdì 23 settembre alle ore 20, preciso per favore, non carrate l'orario, riunione del Consiglio Parrocchiale Parrocchiale, preparerò gli inviti personali e il programma, datemi un po' di tempo, però vi avverto già prima. E poi sempre la relazione dal giornalino parrocchiale, invito tutti coloro che vogliono scrivere un articolo per l'inviarlo, perché mi hanno detto tra l'altro che a agosto non ho fatto niente. E allora rimettiamoci in cammino per fare tutto questo. Ogni modo, tutte queste cose le vedete nei fogli che sono in fondo alla chiesa, e prendeteli, però non buttateli come succede qualche volta, che vedo che quando esco fuori dalla grandinata ne trovo qualcuno per terra. Se pensate di buttarlo, leggetelo e lasciatelo là, che lo prenderà qualcun altro. Va bene? Adesso ci alziamo in piedi per domandare la benedizione al Signore. Preghiamo. La potenza di questo sacramento, Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con tutti voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Che Cristo ci accompagni sui passi del nostro cammino. Andiamo. Buona domenica e buona settimana a tutti, e avanti a tutta forza.